persone conosciuta, però obiettivamente chiedo anche se poi i nostri italiani che vanno a giocare all'estero, dove ci sono norme similari, quindi di agevolazione sulla tassazione dei redditi anche a livello contributivo, se questo non crea una disparità di trattamento a livello. Certo che c'è una disparità di trattamento, questo è sempre stato così, ma il problema è che queste agevolazioni che riducevano l'impatto fiscale sui bilanci servivano anche per liberare delle risorse che potevano essere investite per il rafforzamento di tutto il sistema, no? Allora, quando a un certo punto noi non riusciamo a essere competitivi a livello europeo con dei paesi che hanno queste opportunità e noi non le abbiamo più, quindi non potremo più ingaggiare determinati, calciatori che magari avevano uno stipendio maggiore, ma che la cui lottizzazione diventava identica, se non inferiore, a quella di alcuni italiani. Questo intanto ci pone con una certa marginalità a livello dei competitor europei che abbiamo trovato. Per di più, lei sa che abbiamo una legge, che qui è incredibile, in Italia vengono fatte le leggi e poi si dimenticano. Cioè, nel lontano 2001, quando andava di moda Bossi e quando andava di moda Fini, fecero una legge per limitare l'impiego degli extracomunitari. Ora, se lei va in Belgio, e siamo in Europa, se lei va in Inghilterra, e siamo quasi in Europa, se lei va in Portogallo, e siamo in Europa, lì c'è la totale libertà di impiegare gli extracomunitari, anche perché hanno avuto le colonie, tutto quello che vi pare. Ma noi invece non possiamo. Allora, veda, quando lei si rende conto che nella Formula 1 corrono dei campioni che sono tutti fuori dal karting. Poi sono passato dalla Formula 3 alla Formula 2 e sono arrivati finalmente in Formula 1. Ma non è che la macchina che corre in Formula 2 può competere con la macchina in Formula 1. Allora, per rendere competitive quelle società minori che vengono nella massima serie, si deve dare l'opportunità che con una macchina potessero attingere al mercato sudamericano, al mercato di altri paesi dove il costo dell'acquisizione di quel determinato campione era molto più basso, no? E la cui valorizzazione sarebbe stata comunque contenuta. E invece noi, io guardo ad esempio lo Stich Damiani che c'ha in Lecce, quando ci siamo incontrati a Lecce, ho detto scusa, perché il basket in Italia e in Europa è diventato, l'ho spiegato, e perché l'NBA invece in America viaggia su botte da 5, 7, 8 miliardi di dollari come valorizzazione delle singole squadre? Com'è questo fatto? No, perché poi si dice, ah, ma sai, non andrebbero più allo stadio, ma lì